Beh, io partirei un po' dal discorso che avevi aperto tu Gianluca l'ultima volta quando ci siamo visti, che ha comunque a che vedere con la domanda del perché un'accademia della complessità oggi, no? Quando la complessità in qualche modo, almeno in Italia, in maniera anche molto forte e preponderante, è nata intorno agli anni 80, quindi 25 anni fa più o meno, no? Negli anni 80. Come mai 25 anni fa c'è stata questa grande apertura, no? Ti chiedevi l'altra volta, come mai? Questa apertura, questo interesse, questa curiosità un po' da tutti i mondi, accademici e non accademici, e poi è come se in questi 25 anni fosse quasi scomparsa dalla scena, un po' licenziata velocemente, no? Come dicevamo l'altra volta, da chi voleva applicarla come strumento, non so, nelle aziende, piuttosto che nella formazione, piuttosto che nell'istruzione. Che cosa è accaduto? Cioè, come mai per 25 anni quasi non se ne è più parlato perché non ha dato immediata utilità? Oppure perché non c'era più interesse? E come mai invece oggi c'è di nuovo questo interesse al punto che noi quando abbiamo provato a dire facciamo un'accademia, c'è stato subito un sì, no? Da parte un po' di tutti, cioè tutti quelli che sono qui oggi, ma anche altri, no? Che hanno detto ci piace, ci interessa, per cui c'è un risveglio. Che cosa è successo in questi anni? Secondo me il primo aspetto è che non è che è scomparsa dalla scena, è diventato un po' quasi come un fiume sotterraneo, no? Almeno qui in Italia. Quindi è come se lavorando in maniera non esplicita, non palese, abbia continuato a lavorare però sugli aspetti più fondamentali, cioè sui presupposti della complessità. Adesso io parlo più da un punto di vista europeo piuttosto che quello che è avvenuto negli Stati Uniti o come Santa Fe, eccetera. Diciamo che è come se pian piano si fosse andata a lavorare, consapevolmente o meno, su quelli che sono i presupposti del paradigma che oggi è dominante non solo nel nostro paese, ma a livello europeo, a livello anche mondiale, no? Quindi sui presupposti della nostra economia, della nostra istruzione, della nostra cultura, e ci si è accorti che la complessità in realtà non può essere utilizzata come un mero strumento, ma va a mettere in crisi proprio le fondamenta della nostra cultura. Cioè ci chiede una scelta. Tant'è che Morène, che diciamo che è quello che almeno a livello europeo ha lavorato più da un punto di vista filosofico, riprendendo tutti gli studi di base scientifica, quindi non si è appoggiato alla filosofia in quanto tale, ma si è appoggiato poi in tutti i suoi volumi del metodo sui vari aspetti che la scienza ha toccato in questo secolo, perché non solo questi anni, ma in tutto il Novecento, è arrivato a fare l'ultimo volume del metodo sull'etica, cioè a toccare il fondamento della nostra cultura. Cioè a dire attenzione che quello che sta avvenendo non è tanto trovare uno strumento in quanto tale, non è tanto trovare delle soluzioni che siano veloci come utilizzo, come pratica, no? Ma andare un po' a vedere che cosa è accaduto nella nostra cultura, cosa c'è che non va, che va riformulato. Mettendola in questo modo è ovvio che mentre 25 anni fa poteva esserci una curiosità, anche un'apertura, anche perché negli anni 80 il mondo era diverso da quello che è oggi. In questi 25 anni è come se quello che erano già i presupposti del nostro paradigma classico, meccanicista, economico, mercato classico e così via, si sono irreggimentati ancora di più, si sono induriti ancora di più. Cioè se quell'aspetto ideologico del benessere per sé piuttosto che quello dell'altro, ricerca del proprio piacere piuttosto che una visione comunitaria, no? In questi 25 anni si è reso ancora più crudo, cioè è diventato ancora più evidente. Quindi l'aspetto sociale, quello che anche Morène distingue fra Gemeinschaft e Gesellschaft, no? Cioè la Gesellschaft è la comunità fondata per raggiungere un interesse prevalentemente proprio, poi mettendoci insieme cerchiamo che sia di tutti, quindi le società di capitali o altro. Gemeinschaft invece è proprio l'unione delle persone per creare una comunità di valori, cioè qualcosa che ha a che vedere con sto bene io perché stanno bene anche gli altri, quindi non vengo io per primo, non c'è un approccio egocentrato, ma un approccio comunitario. Forse negli anni 80 ancora una visione di Gemeinschaft c'era, cioè di mettere insieme qualcosa per un valore più alto, che oggi in qualche modo si sta perdendo. In Italia poi è fortissima questa perdita, cioè anche tutte quelle che una volta erano le imprese pubbliche adesso stanno diventando private, sempre di più, no? Anche nell'aspetto della sanità, anche nell'aspetto della scuola, cioè anche nelle basi fondamentali della nostra cultura. C'è un prevalere dell'interesse personale a discapito di quello collettivo, per vari motivi, giusto o sbagliato non ha importanza, ma l'effetto è questo. E
quindi è come se il dialogo che poteva esserci all'inizio, quando c'è stato l'incontro sulla sfida della complessità 20-30 anni fa, quel dialogo, che il dialogo non significa essere d'accordo, ma significa confrontarsi, no? Vedere che cosa viene fuori da punti di vista completamente diversi, che possono essere quello anche egocentrico, anche individualista, e quello invece comunitario. Questo dialogo che era possibile 30 anni fa, oggi è molto più difficile. E noi l'abbiamo visto anche nel convegno, come è successo a Napoli, no? Cioè quello che poteva essere accettato prima, oggi viene molto più respinto. Perché si sente probabilmente, secondo me, di più questo attacco alle radici profonde, no? Quindi un cambio di paradigma. Sono d'accordo con Dario che la complessità non può essere ridotta esclusivamente a un aspetto teorico, piuttosto che a una scienza in quanto tale, che strumenti in quanto tali, ma veramente un cambio di presupposti fondamentali, no? Il che non significa appunto sostituzione dell'uno con l'altro, entrare, mettere necessariamente in disparto un approccio personale, ma avere un approccio complesso. La complessità richiede un approccio complesso, cioè mettere in dialogo nuovamente punti di vista diversi, farli riparlare, perché altrimenti arriviamo alla radicalizzazione delle posizioni, per cui o è tutto così o è tutto in un altro colore, no? E il passaggio, secondo me, adesso fondamentale è proprio quello di arrivare all'etica legata alla complessità. E una cosa che mi ha colpito leggendo poco tempo fa, ho riletto una cosa che avevo già letto tempo fa, ma rileggendola mi ha colpito, l'altra volta mi era sfuggita. C'era una raccolta di studi, no? Sempre di un europeo, di Ben Kiran, sugli studi, vari aspetti della complessità, e c'è un breve intervista, un articolo a Notal, che è un astrofisico francese, e lui sta applicando la teoria della relatività di scala per lo studio dell'astrofisica e per l'evoluzione del cosmo. E sta cercando di sviluppare una teoria che abbracci anche la teoria della relatività di Einstein. Quindi stiamo parlando di una teoria che ha a che vedere soprattutto, cioè provare a leggere un suo libro, per noi è quasi impossibile perché è prevalentemente matematica e astrofisica. Ma quello che mi ha colpito nell'intervista è che alla fine dell'intervista lui arriva a riprendere, pur essendo un matematico, un astrofisico, i temi dell'etica. E dice, io quello che ho capito profondamente studiando queste cose, arrivando alla teoria della relatività di scala, che lui porta avanti da 20 anni, è che vanno studiare la complessità, applicare anche una tecnica, se vogliamo così, uno strumento della complessità, a un campo che normalmente non ha niente a che vedere con gli studi sociali, con l'etica, che ha a che vedere invece con la persona in quanto tale, si è accorto che la relatività di scala, poiché lavora sulle relazioni piuttosto che sugli oggetti, cioè va a cercare ciò che è ricorrente, come dicevi tu, cioè cosa succede cambiando le varie scale di riferimento, i vari contesti in cui noi ci poniamo. Cosa accade? Ci accorgiamo che tutto è fondato su un principio relazionale, no? Il cum che diceva Dario. Quindi se io mi accorgo che tutto è fondato su un principio relazionale, non posso non tenerne conto, non posso non tenere conto di quanto le relazioni siano fondamentali nel modificare l'assetto del contesto di quello spazio-tempo, cioè di quel livello gerarchico. Quindi l'etica rientra persino in un principio, se vogliamo, dal nucleo al cosmo, all'evoluzione dell'universo. E questo è sconvolgente. Sconvolgente ritrovare che l'etica ritorna nuovamente applicando una visione diversa, cioè applicando una visione complessa, torniamo a porre in essere le relazioni e torniamo a discutere dei fondamenti di quella che è l'etica, cioè il comportamento personale, la responsabilità personale che è chiamata in campo. Ecco, io direi che questo è un po' il passaggio storico, per cui oggi perché è importante fare l'Accademia? Perché oggi sì, e in questi 25 anni un po' è stata sotterranea. Che secondo me oggi è cambiato radicalmente la situazione del contesto in cui siamo. Quindi non è più solamente un aspetto universitario, piuttosto che la formazione, piuttosto che uno strumento da mettere in un'azienda, ma il contesto in cui noi siamo è un contesto che non ci consente più di portare avanti il paradigma precedente. Cioè il ragionamento che poteva andare bene forse 30 anni fa, oggi non è più adeguato. Quindi c'è una necessità che sia anche basata sulla sofferenza, basata anche sulla radicalizzazione delle posizioni, ma in qualche modo è come se ci troviamo di fronte a una situazione insormontabile, per cui occorre, sentiamo la necessità di cambiare i nostri presupposti. E io direi che questo è un po', secondo me, il motivo che ci ha spinto a provarlo a fare e secondo me a trovare anche così tanta risposta. Ok, grazie.